Swag, bitch. Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati in un nuovo video di Swagger. Oggi andremo a vedere i record più strani che si trovano sul Guinness World Record del 2019. Andiamoli a vedere insieme. Ecco il mio Guinness, ragazzi. Adesso vi farò vedere questi record super folli, strani. Prima di tutto vi voglio far vedere il mio Guinness, il mio GVR 2019. È molto molto figo. Adesso andremo a vedere i record. Nel sommario avevo visto che c'erano dei capitoli dove diceva di alcuni record. Ad esempio, un capitolo che parla dell'universo, uno del pianeta Terra, del pianeta vivente, degli esseri umani, delle imprese fantastiche, scienze e tecnologia, arte media, sport e provateci a casa, che è un capitolo dove spiega alcune cose che si possono provare facilmente a casa. Ad esempio, fare i cani con i palloncini. Adesso io vorrei vedere tra tutti questi esseri umani, che è pagina 80. Adesso andiamo a cercare pagina 80. 80. Eccola qui. Arrivati esseri umani. Ecco, adesso già la prima pagina mi inquieta, perché è davvero spaventosa. Le unghie di una mano più lunghe di sempre. Oddio. Oddio, sto tizio qui c'ha le unghie. Le unghie della mano sinistra di Shridhar Chillal, indiano, avevano raggiunto una lunghezza totale di 909,6 cm alla verifica del 17 novembre 2014 a Pune, Maharashtra, India. Shridhar iniziò a farsi crescere le unghie nel 1952. Spronato dalle parole di un insegnante sulla pazienza. L'unghia più lunga, quella del pollice, misura 197,8 cm. Se fosse perfettamente dritta, sarebbe più alta del campione di pallacanestro Stephen Curry. Cioè, praticamente questo ha le unghie mostruose. Vi faccio vedere l'immagine, però penso che non vorrete vederla perché fa troppo schifo. In tal caso ve la faccio lo stesso vedere. Questo è il tizio, lo vedete? Queste sono le unghie, sembrano due salsicce quasi. Ecco, questa era la prima pagina degli esseri umani. Adesso andiamo a vedere la prossima pagina, che parla delle persone più pesanti. Qui c'è la persona più pesante vivente, l'uomo vivente più pesante, che è Juan Pedro Franco Salas. Questo qui, con un peso di 594,8 kg, misurato a Guadalajara, una roba del genere, Jalisco, Messico, il 18 dicembre 2016, Juan Pedro è l'uomo vivente più pesante. Afflitto da obesità patologica sin dall'infanzia, la sua condizione si è aggravata per un infortunio subito a 17 anni. Nel novembre del 2016, a 32 anni, ha lasciato la sua camera da letto per la prima volta in 7 anni per ricevere cure d'emergenza in ospedale. Gli sono stati diagnosticati diabete di tipo 2, disfunzione della tiroide, ipertensione ed edema polmonare. Ah, finito. Ah no, c'è un altro pezzo. A maggio 2017, Juan Pedro aveva perso 170 kg, circa il peso di due canguri, ed è stato possibile sottoporlo a un intervento di bypass gastrico. L'obiettivo della procedura era aiutarlo a dimezzare il proprio peso. 594,8 kg. Un botto peso. Vi faccio vedere l'immagine. Qui c'è lui con una chitarra. Un po' di immagini di lui. Qui. Perfetto. Adesso andiamo a vedere altre pagine. Qui ci sono gli alti e i bassi.
Allora, praticamente quello che mi interessava di questi qui era l'uomo vivente più alto, e poi anche l'uomo più alto di sempre e le gambe più lunghe di una donna. Praticamente qui, l'uomo vivente più alto, Sultan Kosen, turco, è risultato alto 251 cm a una misurazione ad Ankara, Turchia, l'8 febbraio 2011. Il 26 ottobre 2013 ha coronato il suo sogno di trovare l'anima gemella. Ha sposato Merve Dibo, alta 175 cm, a Mardin, Turchia. Sultan ha anche le mani più grandi di una persona vivente, che misuravano 28,5 cm, dal polso alla punta del dito medio all'ultima verifica l'8 febbraio 2011. Questo è un gigante, praticamente. Poi vi leggo anche l'uomo più alto di sempre, che è Robert Pershing Wadlow. Risultava alto 272 cm all'ultima misurazione. Un botto. Il 27 giugno 1940. Rimane l'uomo più alto nella storia della medicina per cui ci siano prove inconfutabili. La donna più alta di sempre era Zhang Jilian, cinese 1964-82, che misurava 246,3 cm alla morte il 13 febbraio 1982. Ecco, poi c'è anche un piccolo pezzo che parla dell'uomo vivente più alto e della donna vivente più bassa, che qui dice che il 26 gennaio 2018 i turisti in visita alle antiche piramidi di Giza al Cairo, Egitto, hanno avuto l'ulteriore sorpresa di vedere l'uomo vivente più alto e la donna vivente più bassa. La coppia da record era stata ufficialmente invitata dall'ente del turismo egiziano per visitare alcuni dei luoghi storici più rinomati del paese. E qui si vedono anche le immagini sorprendenti. Quest'uomo è altissimo praticamente. Vi faccio vedere adesso le immagini così vi rendete conto di quanto è alto. Questo è lui, questa è la sua moglie. Questa è l'immagine di quando l'hanno invitato a un'edizione. Lui, l'uomo vivente più alto e la donna vivente più bassa. E poi qui c'è l'uomo più alto di sempre che è Robert Wadlow. Qui così. Perfetto. E niente, adesso vediamo le gambe più lunghe di una donna che sono di Ekaterina Lisina, che ha gambe che misurano 132,8 cm, gamba sinistra, e 132,2 cm, gamba destra, dal tallone alla cima dell'anca. È più del doppio della donna più bassa di sempre. C'è delle gambe mostruose sta qui. Poi, il record è stato confermato a Penza, Russia, il 13 giugno 2017, e Caterina è anche la modella professionista più alta, con un'altezza di 205,16 cm. Beh, non pochi. Verificata a Labinsk, Russia, il 20 luglio 2017. Vi faccio vedere le immagini qui. Da qui c'ha le gambe. Così. Adesso volevo anche farvi vedere l'uomo più basso di sempre, che è Chandra Bahadur Dangi, che è del Nepal. È nato nel 1939 ed è morto nel 2015. Misurava 54,6 cm, come verificato presso il CIVWEC Clinic Travel Medicine Center di Leichhardt, Kathmandu, Nepal, il 26 febbraio 2012. All'epoca Chandra pesava 14,5 kg e dichiarava di avere 72 anni. Cioè, praticamente sto uomo a 72 anni era alto 54,6 cm. Oddio. Un botto. Cioè, un botto. Era bassissimo. Boh. Vediamo altre cose. Direi che, oddio, oddio, raga, ho
visto una cosa spaventosissima. Oddio. Non vorrete saperlo, non importa. Saltiamo questa pagina che... Aiuto. Ah, qui ci sono i più vecchi, vabbè. A me interessa sapere... Qui c'è il paracadutista in tandem più vecchio e l'uomo vivente più vecchio. Intanto vediamo il paracadutista in tandem più vecchio e l'uomo vivente più vecchio. Partiamo dall'uomo vivente più vecchio che si chiama Masazo Nonaka, che è giapponese. È nato il 25 luglio 1905. È di Ashoro, Hokkaido. E praticamente questo qui è nato in Giappone, aveva 112 anni e 282 giorni al 3 maggio 2018. È uno dei 67.800 centenari della nazione. Cioè praticamente il Giappone ha 67.800 centenari. Sono tantissimi. Poi dice, Masazo attribuisce la sua longevità ai bagni termali, ai bagni termali. La famiglia possiede una locanda presso sorgenti termali e ai dolci. Il record per la donna e la persona più vecchia è in attesa di ratifica. Secondo il Gerontology Research Group, la giapponese Chiyo Miyako, che è nato il 2 maggio 1901, aveva 117 anni e un giorno, al 3 maggio 2018, ed è la contendente al titolo favorita al momento di andare in stampa. Anche questa era altissima. Eh sì, era altissima, era vecchissima. Beh, io conosco anche un indiano, mi hanno parlato, che mi pare è morto a 140 anni. Davvero, l'ho sentito dire da un tizio, adesso non mi ricordo chi. Vabbè, adesso vediamo il paracadutista in tandem più vecchio, che praticamente è un uomo, ovviamente. Praticamente questo, il 14 maggio 2017, Bryson William Verdun Hayes ha compiuto un lancio con un paracadute in tandem da 4.572 metri a 101 anni e 38 giorni. Nella fotografia Bryson con la tuta gialla insieme all'istruttore Jason Ferrand. Il volo è avvenuto presso l'aerodromo di Dunkeswell a Honiton, Devon, UK, che sarebbe il Regno Unito. Verdun ha realizzato il suo primo salto con paracadute in tandem a 100 anni. La paracadutista in tandem più vecchia, donna, è Astrid Gertsen. E il 30 settembre 2004, a 100 anni e 66 giorni, si è lanciata con paracadute da 4.000 metri di quota sopra Roskilde in Danimarca. Adesso vi faccio vedere le immagini di questi due vecchi. Qui c'è l'uomo vivente più vecchio, qui, e poi qui un'immagine in grande dell'uomo più vecchio paracadutato a 101 anni. Ecco, e niente, questo video direi che si può concludere qui. Nel prossimo video farò... dirò un altro capitolo del Guinness e direi che lo farò su il pianeta vivente. E niente, questo video si conclude qua, spero che vi sia piaciuto. Bombardate il tasto iscriviti e lasciate un bel pollice in su. Noi ci vediamo in un prossimo video e niente. Ciao!